Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla pagina politica regionale, un atteggiamento irresponsabile quello che sta tenendo il presidente D'Alfonso non dando le dimissioni da governatore. Così Fabrizio Di Stefano di Forza Italia che lancia anche un messaggio al suo partito in vista delle prossime elezioni regionali, aprirsi ai movimenti civici di centrodestra. Sentiamo il servizio. In Abruzzo è già campagna elettorale per le regionali, anche se la data del voto è ancora lontana, vista anche la ferma volontà del presidente della Giunta D'Alfonso di sfruttare fino all'ultimo minuto l'opportunità di rivestire la doppia carica di senatore e governatore. Forza Italia continua ad essere critica nei confronti di questa scelta e con Fabrizio Di Stefano parla di un atteggiamento irresponsabile, nonostante sul tavolo ci siano grandi questioni da risolvere, come la centrale SNAM a Sulmona o la restituzione delle tasse del sisma del 2009. Su quest'ultimo punto però D'Alfonso si è impegnato a scrivere una lettera al governo, ancora presieduto per gli affari correnti da Gentiloni, e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Io credo che sia da irresponsabile quello che sta facendo il presidente D'Alfonso. D'Alfonso sottopone e antepone a tutte queste problematiche la sua voglia di essere contestualmente senatore e presidente. Siamo all'assurdo, io credo che la dignità vorrebbe che chiudesse subito una partita, quale che sia, ma certamente non può in questo momento continuare in questa situazione dove l'unico problema è fare i concorsi e piazzare gli amici suoi ai vertici apicali della regione. Di Stefano infine lancia la sua candidatura in regione e pone il tema dell'apertura ai movimenti civici al suo partito, Forza Italia. E questa è una scommessa a cui non basta la sola forza dei partiti del centrodestra, ma che serve il coinvolgimento di quella grande forza civica che l'Abruzzo ha sempre rappresentato. Secondo me su questa partita noi ci giochiamo gran parte del futuro di questa regione. Cambiamo argomento adesso. WWF e Lega Ambiente continuano la loro battaglia, anche legale, contro la centrale di compressione del gas SNAM di Sulmona. Le associazioni ambientaliste parteciperanno alla mobilitazione del 21 di aprile per ribadire il no di cittadini, istituzioni e associazioni a un progetto che definiscono dannoso e sostanzialmente inutile. Intanto questa mattina sono state esposte le ragioni del ricorso al TAR portato avanti dalle due associazioni ambientaliste. Sentiamo Paolo Renzetti. Noi stiamo portando avanti la nostra battaglia su tutti i terreni, quindi quello giudiziario abbiamo già depositato il primo ricorso e stiamo per depositare i motivi aggiunti avverso il decreto autorizzatorio del 7 marzo e stiamo tentando un'interlocuzione politica in una fase tra l'altro molto difficile perché il vecchio governo ormai in ordinaria amministrazione ormai dimissionario, ma il nuovo non si forma e in questa vacatio però le procedure stanno andando avanti. Di Marco, oggi avete ribadito la contrarietà al progetto SNAM a Sulmona e invitato tutti alla manifestazione del 21. Sì, è un appuntamento importante perché a nostro avviso ci troviamo di fronte a un'opera non più utile al territorio e non ha nemmeno più un senso strategico, visto comunque anche i cali di consumi del gas, ma soprattutto l'importanza di uscire fuori dalle fossili con un'energia alternativa, un'energia rinnovabile al punto. E ben venga anche il decreto sul biometano che dà una direzione positiva in questa direzione. Fronte comune tra le associazioni ambientaliste ed il comune di Sulmona in vista di questa manifestazione del 21? Sicuramente sì, il 21 aprile è una manifestazione interregionale che coinvolge le istituzioni e coinvolge i cittadini, per cui non c'è niente di strano che il comune e le associazioni si muovano in parallelo per lo scopo unico che è quello di fermare un'opera sbagliata, superata nei tempi e che non porterà nulla di positivo al territorio, anzi potrebbe portare tantissime cose negative. Serve soprattutto ai grandi poteri industriali per poter realizzare delle cose che in effetti sono difficili da digerire da un punto di vista ambientalistico ma anche di tipo economico. Riteniamo che questa nostra posizione non soltanto si realizzerà attraverso la nostra presenza alla manifestazione del 21 aprile a Sulmona ma anche attraverso la nostra partecipazione ad Adiuvandum al ricorso che si sta portando avanti a livello di TAR. A tal proposito io voglio fare un appello a tutti i parlamentari abruzzesi proprio perché in questa fase così
così importante per la prosecuzione di questo percorso, si facciano parte attiva anche all'interno del Parlamento perché si blocchi questa procedura e si aspetti che il nuovo governo si possa esprimere e possa interloquire finalmente con i territori perché quest'opera venga scongiurata. Adesso ci spostiamo al comune di Avezzano dove c'è sempre alta tensione all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Gabriele De Angelis. La ricomposizione della giunta e della maggioranza con l'allargamento a destra suscita diversi mal di pancia all'interno dell'ala civica che si prepara a sottoporre al primo cittadino un documento con perplessità e richieste. Sentiamo. C'è una fase 2 che ci è stata imposta da una sentenza e adesso insomma dobbiamo continuare a lavorare serenamente e seriamente per la città di Avezzano. Ostenta tranquillità il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis alle prese con la ricomposizione della sua maggioranza venuta meno a seguito della sentenza dell'anatra zoppa. L'ala civica che lo sostiene entro mercoledì presenterà un documento fortemente critico rispetto all'allargamento a destra della coalizione al governo della città marsicana. Per De Angelis non ci saranno problemi di sorta con coloro i quali ha condiviso l'ascesa a Palazzo di Città. I civici sono, diciamo, la parte fondante di questa coalizione, sono, prima di essere civici sono dei consiglieri molto responsabili e soprattutto sono degli amici con i quali ho iniziato proprio questa avventura e non c'è nessun tipo di problema. Dopo una ricomposizione così importante, qualche mal di pancia è naturale che ci sia, ma soprattutto sono momenti in cui si fanno delle riflessioni, si mettono a punto i nuovi posizionamenti politici anche per curare meglio la ripartenza. Io penso che rientri tutto nella normalità. Ed ora una notizia di cronaca. Fermato e sottoposto a sequestro dalla Polstrada di Pescara un pullman trasformato in una discoteca itinerante mentre a bordo era in corso una festa di compleanno. L'episodio è avvenuto ieri sera, il mezzo è stato fermato per un controllo al casello di Pescara Sud dell'autostrada A14. Il mezzo, di proprietà di una ditta di Chieti, era in viaggio verso Pescara. A bordo c'erano ragazzi di età compresa fra i 18 e i 20 anni. Il pullman era stato allestito come una vera e propria discoteca con luci, impianto audio, schermi e divanetti. Dagli accertamenti della polizia stradale però sono emerse alcune violazioni al codice della strada, tra cui la mancata trascrizione sulla carta di circolazione delle modifiche apportate al veicolo. Inoltre mancava la revisione, il conducente non aveva rinnovato la carta di qualificazione del conducente che è richiesta appunto alle persone che effettuano autotrasporto per professione. Oltre al sequestro amministrativo sono state elevate sanzioni per 6.000 euro. Il controllo di ieri rientra nell'ambito dei controlli che la polizia stradale sta svolgendo in queste settimane. E proseguiamo adesso. Nella sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti e Pescara si è svolta questa mattina la seconda edizione dell'Alternanza Day, evento annuale di presentazione agli istituti superiori di secondo grado e al sistema imprenditoriale dei principali strumenti che l'ente camerale mette a disposizione dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Progetto Alternanza Day, credete molto in questo progetto? Ci crediamo molto, ci crediamo dal 2003, da quando una prima legge attribuì delle competenze specifiche al sistema camerale. Attualmente, diciamo, è una delle funzioni core delle Camere di Commercio, in quanto la legge di riforma prevede espressamente che le Camere utilizzino, predispongano e anche promuovano tutti quegli strumenti che possono favorire l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento al lavoro e alle professioni. Ed ha anche stanziato importanti fondi, ci sono quelli che provengono dall'aumento del 20% del diritto annuale, quelli del Fondo di Perequazione Nazionale, che hanno consentito sia, diciamo, di predisporre dei bandi, dei voucher che sono diretti alle piccole e medie imprese che sono iscritte nel registro dell'alternanza scuola-lavoro e che quindi possono usufruirne per aumentare la qualità dei percorsi formativi e aumentare anche le competenze dei tutor aziendali.
Contemporaneamente le Camere fungono da anello di congiunzione di un network che vede interessati tutti i principali attori del territorio, quindi oltre alle Camere di Commercio anche gli istituti scolastici, l'ANPAL, la Regione, le agenzie interinali, le agenzie di somministrazione del lavoro. Questo per realizzare dei percorsi formativi, degli stage, sia qui in Italia ma anche all'estero, perché tramite il sistema delle Camere di Commercio all'estero, il sistema camerale consente anche a quegli alunni che appartengono agli istituti tecnici professionali da licei negli ultimi 3 anni di poter effettuare uno stage all'estero, quindi aumentando le loro competenze ed avendo anche un sistema che consentirà di certificare queste competenze. Restiamo a Pescara, partiranno a breve i lavori di riqualificazione di Piazza Salvo d'Acquisto nella zona sud del capoluogo adriatico. Ne ha parlato questa mattina il vice sindaco di Pescara, Antonio Blaseoli. Inizieranno a breve i lavori di riqualificazione di Piazza Salvo d'Acquisto nella zona sud di Pescara, 82.000 euro, questo è l'importo dei lavori. Nascerà una nuova piazza, vice sindaco Blaseoli? Sì, una nuova piazza dopo il lavoro che ormai si è concluso, si concluderà in settimana di Pescara Vecchia, della riqualificazione di Pescara Vecchia, la stessa ditta si dedicherà a Piazza Salvo d'Acquisto. Diciamo una riqualificazione di una non piazza, perché attualmente non lo è assolutamente, nonostante diciamo il giardino con dei pini cinquantenari che sono adornamento della statua dedicata a Salvo d'Acquisto, da cui prende il nome appunto questa piazza. Noi la riqualifichiamo, cioè creiamo veramente una piazza con uno spazio pedonale, uno spazio che possa essere centro di aggregazione di famiglie ma soprattutto di bambini, tant'è vero che proprio nella pavimentazione di questa nuova piazza noi andremo a disegnare i giochi di una volta, quelli che per tanto tempo ci hanno tenuto noi bambini in strada e che è anche un segnale, cioè quello di far giocare i bambini un po' più per strada, per socializzare tra di loro, per tornare ad essere un po' i bambini di una volta e tutto sommato anche noi siamo cresciuti bene. Lavori che poi proseguiranno anche in altre zone della città. Sì, intanto questi lavori costano circa 82.000 euro e seguono appunto la riqualificazione di Pescara Vecchia che inaugureremo questa settimana. Poi la stessa ditta si sposterà in via Tibullo e piazza San Luigi, quindi insomma nelle immediate vicinanze di piazza Salvo d'Acquisto. Adesso andiamo a Lanciano. L'obiettivo è far restare i pellegrini che visitano il miracolo eucaristico in città anche dopo la visita per la preghiera. Per questo comune e l'associazione che si occupa dell'organizzazione del Mastro Giurato hanno organizzato un sistema di accoglienza dei pellegrini che verrà migliorato con gli introiti della nuova tassa di soggiorno. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Lanciano cerca nuovi percorsi per l'accoglienza del pellegrino che arriva in città per il miracolo eucaristico. Dopo l'esperimento dello scorso anno al Polo Museale è la volta del Parco della Musica alle Torri Montanare. Il primo gruppo arriva con un pullman da maglie. Dalla Puglia arriveranno anche altri. L'obiettivo è farli fermare in città per consumare il pranzo al sacco portato da casa, accogliendoli in un'area riservata e attrezzata con panche, tavoli e bevande. A dare una mano per l'accoglienza ci sono anche alcuni migranti, ospiti del centro di Villa Elce, che per la prossima settimana saranno dotati anche di pettorine più visibili. Testate questi primi momenti, proveremo anche a coinvolgere i commercianti e tutte le attività, le associazioni che orbitano all'interno di questo spazio. E da giugno sarà attivata in città la tassa di soggiorno, che varia tra 1 euro e 1,50 euro. Abbiamo già deliberato in giunta quali saranno le tariffe, che oscilleranno tra l'euro e l'1,50 euro, quindi a seconda di quante stelle, cioè 3-4 stelle pagheranno 1,50 euro, tutte le altre categorie, e anche i B&B, anche le aree di sosta, di camper, pagheranno 1 euro. E adesso passiamo allo sport. Mattinata nella sua Giulianova per l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, che in sala Buozzi ha ricevuto il premio Fair Play Tiberio Orsini. Andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini. Giulianova omaggia uno dei suoi cittadini più illustri, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, insignito del premio Fair Play intitolato alla memoria di Tiberio Orsini nell'ambito del torneo internazionale per categorie giovanili di calcio Emilio Della Penna. Stamani la consegna del premio in sala Buozzi. Riceverlo dai miei concittadini, poter rappresentare Giulianova in quello che è il
mio mondo, che nel caso specifico è il calcio. Mi fa piacere, ci sono venuto volentieri. È sempre difficoltoso per me spostarmi, perché poi le distanze sono lunghe, gli impegni sono tanti, però Giulianova, che è la mia città, mi inorgoglisce e mi fa molto piacere. Giulianova, vicino alla vittoria del campionato di eccellenza, torna in Serie D, ma la tradizione è un'altra. Oggi c'è una grandissima tradizione del calcio professionista, non so quanti anni in C, qualche volta ha sfiorato anche la B, grande tradizione, ma soprattutto tradizione di stato esportatore sempre di talenti, ha dato tantissimi calciatori alle categorie superiori. Giulianova ha una storia, poter ripartire dal primo gradino del calcio che conta, non perché le altre categorie non contino, ma poi la visibilità è un'altra, è senz'altro importante per riconoscerci anche a livello nazionale, che tante volte ci scambiano per marchigiani. Marco Giampaolo per noi è un orgoglio, un onore, uno dei più grandi allenatori di calcio di Serie A, non solo perché è bravo, ma perché si distingue per la sua professionalità, per la sua eleganza, per il suo fair play. Per Giulianova puoi fare qualcosa? Giulianova lo sostengo, poi in futuro se ci fosse la possibilità, sì, sì. Adesso andiamo avanti e parliamo del Teramo, che non va oltre l'1-1 casalingo con Renate, non riesce così a trovare i punti che avrebbero ipotecato la salvezza. Pareggio di rigore con due penalty trasformati, uno da Bacio Terracino e l'altro dall'ex Palma. Nel finale espulso il capitano Speranza, che quindi salterà il match di domenica prossima con la San Benedettese. Il servizio della partita e le impressioni del tecnico biancorosso Palladini. Ania Cantagalli. Un pari e tanti rimpianti per il Teramo, che fa 1-1 contro il Renate, ma che mastica amaro per le occasioni non sfruttate nel primo tempo, che avrebbero probabilmente portato un risultato diverso e necessario alla causa biancorossa. Palladini conferma la stessa formazione che ha vinto nell'ultimo turno casalingo contro la Triestina, con Sales che rientra dalla squalifica e che manda Vares in panchina. In avanti ancora il confermato tridente con Bacio, Terracino, Gondò e San Domenico. Dall'altra parte rientra Malgrati dalla squalifica, ma Cevoli perde il capocannoniere Gomez, passando di conseguenza al 3-5-2. La prima mezz'ora è soprattutto del Renate, i nerazzurri aggrediscono il Teramo e lasciano ben pochi spazi. Palma impegna subito calore alla deviazione comunque centrale, mentre poco dopo Milillo è provvidenziale ad anticipare sul secondo palo Simonetti. Il primo squillo del Teramo arriva dopo il quarto d'ora, quando Gondò testa i riflessi di Di Gregorio, con Vannucci che invece tre minuti più tardi ci prova dalla distanza, trovando una deviazione. La squadra di Palladini sembra però riuscire gradualmente a prendere le misure. Alla mezz'ora palla gol per il Teramo, con San Domenico che vede l'inserimento centrale di De Grazia, ma sul centrocampista è provvidenziale in uscita Di Gregorio. Lo stesso estremo difensore nerazzurro è ancora protagonista quando Milillo raccoglie una deviazione dalla barriera dopo un calcio di punizione di Gondò, ma si trova praticamente lo specchio della porta chiuso. La ripresa invece inizia come meglio non si potrebbe per il Teramo. Teso interviene in area su Graziano e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Bacio Terracino spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio i biancorossi, firmando il nono gol stagionale. La reazione del Renate è però praticamente immediata. Malgrati coglie l'incrocio dei pali dagli sviluppi di un angolo, mentre calore provvidenziale poco dopo in uscita sull'ex Palmo. Prima del quarto d'ora però l'arbitro giudica falloso un intervento di De Grazia su Pavan, assegnando di conseguenza il calcio di rigore nerazzurri. È proprio l'ex Palma a riportare poi in parità il risultato con calore battuto. Palladini cambia qualcosa cercando più spinta dalla parte destra del centrocampo. Entra Vares ed esce Caidi, con Ilari che prende il posto di un De Grazia colto dai crampi. Il Teramo sembra recepire bene le novità, con lo stesso Ilari che impegna Di Gregorio dalla distanza. Al 32esimo poi occasione ghiotta per il Diavolo, con un bello schema da calcio di punizione. Ilari pesca Panico in area, che in girata però non inquadra la porta. La squadra di Palladini resta però in inferiorità numerica dopo qualche istante. Speranza si fa beffare da Lunetta, il capitano biancorosso è costretto a fermarlo in qualche modo, con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'indirizzo del difensore quando manca ancora più di un quarto d'ora alla fine del match.
Paladin non rinuncia comunque a provarci, ma cercando più equilibrio, chiamando dentro Fratangelo e Amadio al posto di Gondò e Bacio Terracino. I biancorossi rischiano grosso nel recupero, quando Di Gennaro in diagonale non trova di un soffio la porta. È un punto che comunque fa classifica per il Teramo, anche considerato i risultati delle rivali dirette, ma i biancorossi andranno adesso a San Benedetto senza speranza e con l'obbligo di fare punti. Sicuramente l'amaro in bocca c'è, perché quando riesci ad andare in vantaggio devi gestire meglio la situazione. Noi invece, secondo me, lì sono tornati i vecchi fantasmi, diciamo così, no? Perché su una palla che avevamo noi abbiamo preso una ripartenza, abbiamo preso questo calcio d'angolo dove poi è arrivato il rigore. E nel primo tempo non siamo partiti benissimo, onestamente, i primi 10 minuti loro meglio di noi. Poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto bene, dove abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per fare gol. 2 occasioni, da quello che ho visto io, abbastanza clamorose. Poi quando non fai gol, logicamente la fatica si fa sentire, no? Però nel secondo tempo abbiamo preso questo rigore, siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata l'espulsione di Speranza, che un pochettino i piani li ha scombussolati. A te, che tu ti immagini domenica prossima che sarà la partita della vita per il Teramo? Io alleno il Teramo e quindi devo e assolutamente dobbiamo cercare di fare la partita della vita, perché a noi servono i punti. No, in questo momento non mi sembrava neanche giusto buttare la croce addosso a Ivan, perché non ha fatto un errore, lo sa anche lui, ha chiesto scuse. Adesso scendiamo in Serie D. In vantaggio di 2 gol fino all'89esimo, il San Nicolò si fa rimontare clamorosamente dall'Avezzano grazie alla doppietta del bomber Dos Santos. Partita ricca di emozioni e contrassegnata dall'incidente di gioco occorso al difensore marsicano Tariuk, per fortuna senza grosse conseguenze. Il giocatore portato per accertamenti all'ospedale Mazzini di Teramo è stato dimesso in serata. Sentiamo. Che gara al Mariani Pavone con l'Avezzano, che è riuscito a pareggiare a tempo scaduto con una doppietta dello scatenato Dos Santos. Una partita che sembrava persa, con il San Nicolò avanti per 2-0 sui marsicani fino all'89esimo. Non sono certo mancate le emozioni al comunale pinetese, dove i locali, autori di una prova più che positiva, hanno avuto il solo demerito di non chiudere il match. Risultato però giusto, con il punto che fa però più gioire i biancoverdi che i padroni di casa. Montani schiera il San Nicolò con il 4-3-3, con Bontà, Giampaolo e Moretti nel reparto avanzato. In casa marsicana assente il solo Sbardella, in porta spazio a Lombardi con Fanti che si accomoda in panchina. Bisegna recuperato in campo dal primo minuto nel 4-3-1-2 disegnato da Giampaolo. Avvio equilibrato con al quinto la prima conclusione ospite ad opera di Deramo, che da prima del limite non inquadra però lo specchio della porta di Cannella. La risposta dei locali arriva al decimo con una conclusione centrale di Giampaolo, che non impensierisce Lombardi. Passano 3 minuti e la squadra di Montani trova il vantaggio grazie a De Santis, che dopo una respinta difettosa del portiere ospite su punizione calciata da Giampaolo, a 2 passi dall'estremo marsicano non può sbagliare, mettendo la sfera in rete per l'1-0. Al 16esimo, padroni di casa vicini al raddoppio con la traversa di Bontà su punizione calciata da Petronio, e poi sul proseguimento del gioco terribile scontro fra Bagaglini e Tariuk, con il giocatore avezzanese che resta a terra per alcuni minuti prima di essere caricato sulla barella e trasferito in ospedale al Mazzini di Teramo per accertamenti. Le condizioni del difensore biancoverde sono però buone. Dopo quasi 5 minuti di stop, la gara riprende con l'ingresso in campo di Gianfelice per lo sfortunato difensore. I biancoverdi, scossi dall'infortunio di Tariuk, accusano il colpo e al 27esimo arriva un rigore per i padroni di casa per un contatto in area fra Lombardi e Liguori. L'arbitro indica il dischetto con Giampaolo, che realizza dagli 11 metri per il 2-0 del San Nicolò. Passano alcuni secondi e Tesi Di Lucca segna un penalty anche ai marsicani per un tocco con la mano in area teramana di Bagaglini su cross di Lombardo. Cerone sbaglia però il penalty, mandando il pallone fuori dallo specchio della porta. Il risultato resta così sul 2-0 per i locali per l'occasione in maglia biancorossa, e con gli ospiti che fanno tanto possesso palla senza però graffiare, rischiando di subire al 46esimo il terzo gol con Giampaolo, che tutto solo davanti a Lombardo mette incredibilmente a lato.
Il finale di tempo vede poi due opportunità per gli ospiti, con Cerone che al 48esimo chiama la deviazione in angolo Cannella prima di una conclusione fuori di poco dello stesso giocatore. Non è una giornata fortunata per l'Avanti Avezzanese, che al primo minuto della ripresa colpisce in pieno il palo con una conclusione a giro che avrebbe meritato miglior sorte. Giampaolo, tecnico ospite, manda in campo Di Curzio per Pellecchia, con i biancoverdi che premono in maniera infruttuosa. Al 13esimo c'è infatti un tiro centrale di Bisegna che non crea problemi a Cannella. Al 18esimo il centrocampista ospite ci riprova su punizione dal limite con la palla che finisce sopra la traversa. Avezzano in ombra ma vicino al 28esimo al 2-1 con Di Curzio che trova la respinta di Cannella prima del 3-0 fallito in contropiede da Liguori in area avezzanese. Montani, tecnico di casa, mette in campo nel giro di pochi minuti Balzano, Mozzoni e Cane per congelare il punteggio, con gli ospiti che tentano il tutto per tutto con una mischia che si crea però al 33esimo della ripresa, quasi a metà campo, e con il rosso sventolato a Fanti che era in panchina per proteste, mentre poco dopo al 36esimo Cannella, portiere del San Nicolò, dice no ad una bella conclusione di Bianciardi. Le squadre si allungano e al 39esimo per il San Nicolò è entrato Di Benedetto a divorarsi il tris tutto solo davanti a Lombardi. Allo scadere i ragazzi del presidente Paris trovano così al 44esimo con Dos Santos di testa il gol del 2-1. Passa qualche attimo e sempre Dos Santos in mischia fa 2-2, rimettendo in parità una gara che sembrava persa per l'Avezzano e un punto pesante per il San Nicolò. È grande invece il rammarico per la vittoria sfumata nel finale. Colpo playoff per la Vastese, la squadra di Colavitto va sotto a Castelfidardo ma rimonta e vince nella ripresa con l'1-2 firmato da Fiore e Leonetti. L'obiettivo playoff si fa sempre più concreto. Sentiamo il servizio di Roberta Di Sante. Seconda vittoria consecutiva per la Vastese, che batte e rimonta il Castelfidardo al Mancini, rosicchia punti all'Avezzano, frenato dal San Nicolò, e consolida la terza piazza nella griglia playoff. Gianluca Colavitto conferma per 10-11 la formazione che ha battuto il Fabriano Cerreto prima della sosta, con l'unica variante nel consueto 4-3-3 di Bittai in campo dal primo minuto in luogo di Tedesco. Stesso scacchiere tattico per Vagnoni, che lascia in panchina Pedalino e Mantini, in campo Calabrese e D'Ercole, mentre in difesa Massi prende il posto dello squalificato Ghiani. Avvio di partita subito concitato, al terzo Montagnoli va in gol, ma il direttore di gara Cecchin aveva già fermato il gioco per la posizione di offside. Passano 5 minuti dalla parte opposta sugli sviluppi del corner battuto da Fiore. Leonetti va in rete, ma l'arbitro annulla, ravvisando una scorrettezza in area. La partita è equilibrata, al 13esimo Calabrese pesca Montagnoli sul secondo palo ma l'attaccante perde l'attimo, al 19esimo invece la Vastese a sciupare un buon traversone sul quale né De Feo né Bittaie riescono ad arrivare. Al 21esimo invece l'esterno è bravo a procurarsi un calcio di punizione che Pizzutelli trasforma calciando direttamente in porta, ma anche in questo caso la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Fiore, considerata influente dal direttore di gara. Seconda rete annullata agli aragonesi in 20 minuti e regola non scritta del calcio implacabile. Al 36esimo il Castelfidardo si porta in vantaggio. Calabrese viene agganciato in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Montagnoli spiazza Camerlengo e firma il decimo sigillo stagionale. La Vastese prova a reagire allo svantaggio al 41esimo con questa conclusione di Leonetti, ma la posizione è defilata. Attimi concitati nel finale di primo tempo, quando Pizzutelli resta a terra dopo uno scontro di gioco con Borgese ed è costretto ad uscire in barella. Il gioco riprende con la Vastese in 10, ma il parziale non cambierà fino alla fine del primo tempo. In avvio di ripresa, Colavitto inserisce Cherillo e arretra Bittaie sulla linea dei centrocampisti, ma la prima occasione al quarto d'ora è per i fidardensi, con la conclusione a giro di Calabrese parata da Camerlengo. Al 17esimo Colavitto richiama Bittaie per Tedesco, mossa che si rivelerà azzeccata. L'attaccante tocca il suo primo pallone e si procura il calcio di punizione che Fiore pennella alla perfezione con un sinistro a giro capolavoro che vale l'1-1. La contromossa di Vagnoni, gettare nella mischia anche Pedalino, ma è ancora la Vastese a sfiorare il sorpasso al 25esimo, quando Giovagnoli in anticipo è provvidenziale su Tedesco. Poi la sfera arriva a Leonetti, ma la conclusione è debole. Il momento è favorevole alla formazione aragonese, che al 37esimo effettua il sorpasso, quando Leonetti, lasciato colpevolmente libero di impattare di testa dalla difesa marchigiana immobile, firma l'1-2.
Nel finale è forcing bianco-verde, ci provano prima Montagnoli, poi Borgese, ma il risultato non cambierà più e dopo 5 minuti di recupero può partire la festa biancorossa. 3 punti pesantissimi e una vittoria che vale oro in chiave playoff. Tanta amarezza e bocche cucite in casa Castelfidardo che proclama il silenzio stampa. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Replay, la trasmissione condotta da Enrico Rocchi per approfondire tutti i temi legati al Pescara. Il TG6 invece si aggiorna alle ore 19.